Bella ragazzi, sono il Drago Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Skyrim. Finalmente è da tipo una settimana o più che non ci metto mano a Skyrim e sinceramente non mi ricordo che cosa dovrei fare. No, l'ho fatto. So che abbiamo fatto tutto qua, cioè la cosa Sei lì e quello la venuto dall'Accademia? Ho sentito del parlare. coso gigante buggato dove siamo state le cose strane. Che mi ricordo, ho detto che dobbiamo andare in giro a ricavare pelli perché siamo un po' corto, giustamente. E direi di approfittare della cosa anche per caricarci un attimino le anime. Adesso non so se abbiamo tutte le anime completate o cosa, però. Tanto qui attorno ci sono un casino di animali. Solo che adesso non è ne vedo nessuno. A parte i miei cavalli. No, non vedo nessuno. Vabbè, qui ci sono i Cagiti che ogni tanto si fermano. Beh, dovremmo andare un po' in giro. O andiamo qui a trovare i cosi. Però non saprei perché. Di solito qua ci sono un casino di alci. E infatti, un casino di alci. Che Quindi la sia fatta sotto nella corazza. boh, andiamo qua. Cerchiamo di prendere un po' le spalle. Vabbè, facciamo così. Cosa abbiamo? Tanto per sapere. Soffio di fuoco, perfetto. Quindi appena sarà ora, quando saremo abbastanza vicini, tipo adesso. Potente? Ma è normale. Ma dove l'ho lanciato? Scusa. L'alce. Dove l'ho lanciato? Ma fino a qua. Impossibile. E infatti. Dove è finito l'alce? Cioè, ho visto che è stato catapultato via. Ma dove è andato? Si è mimetizzato qua. Togli questa roba, grazie. No, è sparito. Non è che quello là. No, no, sono radici. È sparito il cervo. Va bene. Oh, bene, bene, bene. Andiamo a rifare nove. È morto. Ma giustamente, perché. Qui c'è qualcosa? No, non c'è nessuno, nessun granchio. Ok, nessun granchio. Oh, salve. Ulle. Fucking cazzo. Anima catturata. Infatti, va che vedi. Pelliccia, bene, bene. Ciao, abbiamo un casino di spazio, quindi direi che siamo a benone. Se troviamo qualcun altro, bene. Cosa fa questo? No, cazzo. Allora, toglimi sta roba. Ok. Vai che sto andando alla tua stessa velocità o quasi. Guarda che ce la faccio, ti sono dietro. Beh, insomma, sei un po' troppo veloce a questo punto. Boia vacca, stai fermo. Ce la fai il mio. No, facciamo questo. Ah! Guarda, c'è scaraventato via. Sì, ti ho preso finalmente. Allora, pelle, grazie. Allora, te, corna. Alce, ah, tutte e due alci. Giustamente. Vabbè, potrei prendere anche la carne, solo che la carne non me la tengo mai praticamente. Che c'è là? Bene, bene. Vai, vai, un altro. Così ci potenziamo le nostre anime. Vieni qua. Oh.
Vieni, vieni. Ma che roba. La bestia. Là. Ma che roba. Perché è in terza... Vai, pelliccia. Ma se queste cose sono... sono più per gli alchimisti. Questa che cosa vuole? Perché qua? Donna terrorizzata. Sì? Grazie al cielo. Ho vagato da sola per così tanto tempo che temevo non avrei più incontrato anima viva. Calma, dimmi cosa è successo. Settimane fa sono stata rapita da questi banditi. Mi hanno rinchiuso nelle torri vicino a Mistwatch. Sono riuscita a scassinare la serratura e a scappare mentre la guardia dormiva. Ma ora mi sono persa. Puoi aiutarmi, per favore? C'è una città vicino qua. Ma si vede! Ma sei cieca? Grazie. Ma ora che mi hai spiegato dove andare, dovrei farcela da sola. Quei banditi però devono essere fermati. Si trovano a Mistwatch. Mistwatch. Ecco, lascia che ti mostri sulla mappa. Sì. Se riuscirai a fermarli, ti saranno tutti grati. Ok. Tanto mi è finito il coso. La magia. Allora, andiamo a prendere quel cervo lì e poi... ritorniamo un attimo. Ma cosa fai? Oh! Perché c'è... Ma che co... Perché c'è un morto qua? Brutta! Mi hai spaventato l'alce. Vaffanculo, ti dico. Guarda che mi spaventa gli alci. Momento. Che cosa... Andiamo più veloci. Ma vuoi scattare? Oh. Ole, 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 ole. Perché ha poca vita? Ah, sì, giustamente quello che... Là! Li ho ammazzati tutti, giustamente, no? Sì. Ma più che altro ho fatto questa caccia per la pelle, quindi. Quindi io dico alci, ma anche lupi e cose così sarebbero gradite. Vena, cos'è, ferro? No, corundum, grande, vai, prendi. Vai, prendiamo. In questo episodio non penso di fare anche ci potenzeremo e basta, direi. Andiamo un po' in giro, un po' qua, un po' là, andiamo da qualche parte, però vabbè. Sì. Il tempo è un po' nuvolo come in questo momento, che guardando fuori dalla finestra c'è abbastanza nuvolo e qua c'è lo stesso tempo, ma vabbè, quindi robe abbastanza assurde qua, e va bene. Adesso abbiamo abbastanza pelli, insomma, non è abbiamo tagliata tantissima, ma per crearci pugnali un po' qua, un po' là, ci stanno. Allora, per quanto riguarda il canale, allora, al momento continuiamo con i video normali. Quando sarà finito un video, cioè, se un video, no, quando sarà finita una serie, ci sono altri giochi che ho messo in tra virgolette stand-by, che mio padre voleva che diventassi una che così attivi, levi per favore, grazie. Prima devo ok. Quando saranno finite delle serie, quelle che sto facendo in questo momento, ci sono ovviamente anche altri giochi che sono già pronti a essere portati su YouTube. Ma qui quante pelle che sto facendo. Va, che roba. Ma quante pelle sto facendo, tipo un casino? Quanto pare. Allora, però non so se abbiamo il sì. 4. Ah no, abbiamo 6. Allora, avanti con il pugnale, abbiamo 6 lingotti e 48 strisce, quindi boia.
La facciamo da arrivare al 67 tipo? Sì, vai. 67. Ne non possiamo più, ok. E ne adesso ancora via alla ricerca di... Aiuto mio padre in modo... Dai un'occhiata. Alla ricerca di ferro, va che roba. Ma è così che si fa, eh. Oppure potrei vendere queste frecce. Ma sì, andiamo a vendere. Allora. Vendi, sì. Tutte e sei, 18 monete in più. Con questi fanno ben... abbastanza. Beh, non ne saranno tantissime, ma però i soldi li facciamo comunque. Ok, sì, vendi. Grazie. Queste in vetro valgono parecchio, mi dicono. Queste qui no, non si sa il perché, ma vabbè. E basta, vestiario. Ah, giusto. Va bene, ciao. Ma ti l'hai elevato ogni volta. In ogni gioco c'è qualcuno che si mette in mezzo. Minuti, 11 minuti, vediamo qua. Fonte di luce, diverse cose. Come missioni secondarie. Qua come siamo messi? Abbastanza. Evocazione. Allora. Alterazione, vabbè. Incantamento come siamo messi? Sì, sono più potenti del 20. Non so, possiamo fare questo qui incantatori sul fuoco. Possiamo fare. Questo cos'è? Sulle armature. Anche sulle armature può essere utile. Questo cos'è? Salute, eh? Sulle armature sono più potenti, sì. Quindi pensavo, non so, di aumentare il vigore e un po' la magica. Perché ho la salute a 208? È normale? Un momento. Perché ho la vita 208? Ah, giusto. 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 Non so, buon, andiamo a fare qualche missioncina, così tanto per... Parliamo a questo, che non ne so dov'è, ma dobbiamo andare comunque. Qui non me lo segna dove dobbiamo andare. Però dobbiamo andare a parlare con Coso, però vabbè. E sto tizio si trova? Non lo dice, perfetto. Allora, parla a sto tizio, ce la fai? Dov'è? Ah, qua. Whiterun. No, Windelm. Windelm, sì. Allora andiamo qua. Cos'è questo? Forte Castav. Vai, andiamo a Windelm. Va che roba. Oh, però esce sempre questo lupo mannaro ogni volta. Vabbè. Allora. Un marinaio di Northwind. Lì sopra? E poi non mi ricordo assolutamente perché dovrei parlare con questo tizio. Proprio non mi ricordo. Ma dove cacchio? Aspetta, ma dove cacchio si sale qua? Questa è la prima volta che visito Windel. È un luogo di più. Ma dov'è? È sparito il coso. Boh. Vediamo. Qua va dentro. Allora, quello che dicono tutti è vero? Di dentro? Ventus Aretino pratica il sacramento nero, cercando di evocare la confraternita oscura. Oh, Grimbar, ancora con queste assurdità. No, certo che no. Quelle sono soltanto chiacchiere. Va bene, aspettiamo il giorno a sto punto, visto che la porta è chiusa e ci sono queste due, dopo cominciano a rompere se andiamo a scassinare qualcosa. Aspettiamo le 8 e mezza. Possiamo... Ancora? Aspettiamo le 10. Mentre non so... Buia! Basilare, ma... Ma c'è...
Aspetta, c'è qualcosa che posso aprire? Allora, devo aprire qui dentro. Forse non so, devo parlare con lei. Basta così. Cambiamo discorso. Quando Grimbar mi chiede perché in città vengono uccisi, hai mai provato ad accudire dei bambini? Può rivelarsi un incubo. Dicevi qualcosa riguardo a un bambino maledetto? Sì, una storia triste. Un fanciullo, Aventus Aretino, ha perso da poco la madre ed è stato mandato in orfanotrofio. Ora però è tornato a casa e la gente ha iniziato a sentire strane cantilene. Dicono che sia il sacramento nero, il rituale per contattare la confraternita oscura. Addirittura. Non riesco a capire perché un ragazzino dovrebbe contattare un gruppo di assassini. Ma di sicuro sta portando il male in questa città. Vi auguro buon viaggio. Ma possiamo entrare? Ma che cocco. Ok, se devo scassinare, scassinerò. Non me ne frega niente. Allora, dov'è? Ok. Là. Ma che roba. E noi entriamo così. Ma che ca... Dolce madre, invia a me il tuo figliolo, poiché i peccati degli indegni devono essere battezzati nel sangue e nella paura. Dolce madre, invia a me il tuo figliolo, poiché i peccati degli indegni devono essere battezzati nel sangue e nella paura. Dolce madre, invia a me il tuo figliolo, poiché i peccati degli indegni devono essere battezzati nel sangue e nella paura. Sono così stanco. Dolce madre, invia a me il tuo figliolo, poiché i peccati degli indegni devono essere battezzati nel sangue e nella paura. Ma mi spieghi che cosa stai facendo? Muori, Greledo, muori! Ma hai finito? Eccoti alla fine! Sapevo che non mi avresti deluso! Cosa? Ha funzionato! Sapevo che saresti venuto, lo sapevo! Cosa? Ho pronunciato il sacramento nero, ancora e ancora, con il corpo e le cose. Ed eccoti qui, un assassino della confraternita oscura! Non devi dire nulla, non è necessario. Tu sei qui, quindi so che accetterai il mio contratto. Contratto? Mia madre, lei è morta. Io sono tutto solo ora. Così mi hanno mandato in quel terribile orfanotrofio a Riften, Honorol. La direttrice è una donna malvagia e crudele. La chiamano Grelod la Gentile. Ma non è gentile, è terribile. Con tutti noi. Così sono scappato e sono tornato a casa. E ho pronunciato il sacramento nero. E ora sei qui e puoi uccidere Grelod la Gentile. Uccidere. Uccidere. A essere onesto, mi sento piuttosto solo qui. Per quanto odiassi essere spedito a Honorol, mi mancano molto i miei amici. Allora, io non sono un assassino con immagini, io sono un guerriero, io uccido... È la direttrice dell'orfanotrofio di Honorol. Allora, per quanto riguarda uccidere, io non sono un assassino, ma sono un guerriero, quindi in teoria il guerriero uccide per la propria causa, per la propria gilda o il proprio feudo, quindi hai totalmente sbagliato tutto te. Grelod è la direttrice dell'orfanotrofio di Honorol, ma non per molto. Uccidere questa donna, ne sei sicuro? Non sono mai stato così sicuro in tutta la mia vita. Quelli come Grelod non meritano di vivere un giorno di più. È un mostro! Dimmi di tua madre, cos'è successo? Si è ammalata lo scorso inverno, quando è arrivata la neve. E non è mai migliorata. Per tutto l'anno. E una notte si è addormentata. E non si è più risvegliata. Così ora sono tutto solo. E lo Jarl ha detto che dovevo andare all'orfanotrofio di Honorol. Non è giusto! Un assassino si paga profumatamente. Posso darti un cimelio di famiglia? Dovrebbe essere qualcosa di valore. Spero che vada bene. Non lo so. Ci mi penserò. Sbrigati, per favore. A essere onesto, mi sento piuttosto solo qui. Per quanto odiassi essere spedito a Honorol, mi mancano molto. LOL.
Ah, robe cos'è? Addirittura carne. Posso leggere sta roba? No, tanto per curiosità. Cos'è? Ah, sì, la cosa. Ok. Ah, boh, cos'è? Lettera del sovrintendente. Maestro Aventis Arentino, lo Iare Ulfric Manto della Tempesta desidera esprimerti il suo più profondo cordoglio per la morte di tua madre, Nalia. Purtroppo, dal momento che sei orfano di padre e non hai altri rapporti di parentela noti, lo Jarl non può permetterti di rimanere nella tua casa. Giustamente, perché adesso non è, non so bene, ma mi sa che nel Medioevo mi sa che dovevi avere tipo 18 anni, se 16 anni, comunque dovevi avere un'età abbastanza adatta per avere una casa. Se tipo nel Medioevo ti morivano i genitori e tu eri solo, se tipo te avevi 8 anni, tipo dovevi per forza andare a qualche parte. Ma comunque non è lo so, perché non ne so se dirmi fortunato o sfortunato. Non ho mai vissuto nel Medioevo, quindi non ne saprei dire. Ma qui dove stiamo andando poi, scusami? Siamo a 22 minuti e tot. Boh, vediamo qua. Ah, già giusto, la nave e tutte quelle cose lì. Attenzione che qua la chicchi un attimo. Boh, vabbè. Perché c'è un barbecue qua? Ah no, è una cosa, lol. Ciao. Alla larga dai guai, Caciti. Sono un argoniano, non un Khajiit, ricordatelo. Possiamo potenziare qualcosa? No, perché non abbiamo più robe. Abbiamo le strisce di pelle, ci serve il acciaio! Ma io ho deciso di inseguire un obiettivo più impegnativo. Sì. Se... Niente. Direi di ritornare. Dov'è Whiterun? Vacca, ogni volta mi perdo sempre. Là. E vabbè, comunque direi che per questo episodio è tutto. Sì. È notte, giustamente. Con questa notte, sì, vabbè, direi che per questo episodio è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti, di iscrivervi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri. Dobbiamo fi finire di sistemare le ultime cose qua, perché ci sono stati vari impicci, comunque, sì. Di mettere like se vi è piaciuto l'episodio, e se volete dire la vostra, anche un commento. Mettiamo via queste qui al momento. Non puoi rimuovere. Ah, oggetti di missione. Nota del cacciatore. Che cacchio è? Boh. La leggiamo la prossima volta. E se volete dire la vostra, ti sposti? Porcaccia vacca. E di lasciare anche un commento per dire la vostra. E noi ci risentiamo presto, ragazzi. A un prossimo video. Bella!